Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. È il 23 dicembre del 2023, sono le 14:39 minuti. Io oggi sono contento, Virmone. Oh, sono, oh, sono tornato ad esultare e ho esultato a tutti i due gol, a tutti i due gol. Sono contento Bravo. che io abbia vinto, sono stracontento per be, i ragazzi. You, sì, 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 assolutamente. Stracontento per i ragazzi, stracontento. E oggi e oggi cari allegriani State muti. State muti. Pensate al torrone. Pensate al brodino del 24. Pensate alla vostra lasagna, ai vostri tortellini, alla vostra lenticchia. Muti. Muti. Zitti. Muti. Dovete stare zitti. Non dovete più parlare. Oggi la dimostrazione solida, liquida, in tutti gli stati di materia possibile, che questo allenatore è una sciagura, è una vergogna questo allenatore. Dovrebbero esonerarlo questa sera. Dovrebbero esonerarlo questa sera, vittoria della Juventus, dei ragazzi della Juventus. Nonostante un vergognoso allenatore, un vergognoso tecnico, la più grande disgrazia che a questa squadra sia mai successa. La più grossa disgrazia, viva il Diz, viva Vlaovic, viva Nicolussi, viva Hilling. Vergognati, Allegri, buffone, vergognati che fai lo show, ancora una volta ha fatto il pagliaccio, la scimmia vergognati, vergognati ti dovrebbero esonerare questa sera una vittoria è una prestazione di certi ragazzi che fa capire quanta qualità c'è in questa squadra quanta qualità c'è in questa squadra trattata come se fosse l'ultima della serie A come, come se fosse una squadra che deve arrivare settima, vergogna e vergognatevi Allegriani passate un bel Natale Allegriani Passate un bel... Sì, sono del mestiere perché sono il direttore di questa live. Coglione, scimmia, sono il direttore di questa live, è responsabile. Sono del mestiere. Allegri è del mestiere? No, non è del mestiere. Dato che ha in panchina uno che ha, ha messo in panchina per tanto tempo, caro amico, uno che ha 38 minuti in Serie A, 38 minuti, segna e fa un gol della Madonna. Non ho la qualità. Eccola la qualità. La qualità di diz Non è qualità. A. Non è la qualità quella di il Diz che l'ha tolto al 53esimo per mettere dentro, eh, perché non si può avere un, un giovane più un giovane, no, bisogna avere uno più uno e fare le quote. Vergogna, una vittoria, grazie, io applaudo i ragazzi, sono con Firmone, veramente, sono contento per Bravi, eh. sono stracontento per i ragazzi. Veramente, gli faccio un grande applauso e gli auguro un meraviglioso Natale, veramente. A che è quello che diciamo sempre, no? Questa squadra, questa squadra nonostante tutto, nonostante tutto l'impegno ce lo mette, la grinta ce la mettono e bene o male eh, riescono a fare delle cose incredibili. Ripeto, nonostante, nonostante questo allenatore, perché noi abbiamo e non lo dico io, perché lo, 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 lo dice anche lui, un allenatore che sceglie un certo tipo di gioco sterilizzando definitivamente la fase offensiva di una squadra che dovrebbe invece fare dell'attacco la propria forza, perché le squadre che lottano per lo scudetto di solito sono anche quelle che segnano di più, e, e quindi nonostante tutto, noi riusciamo comunque a cioè i ragazzi i ragazzi riescono nonostante tutto comunque a farsi strada in questo liquame in questo non gioco in questo non sistema io Fabio tu l'altra sera eri impegnato però io ehm, se tu hai veramente un po di tempo guardati guardati il ehm, guardati la live con Bulgarelli dell'altra sì, sera sì, adesso sì. Fabio, io te lo giuro, io te lo giuro, io trovo incredibile come qualsiasi persona la pensi esattamente come la pensiamo noi, ok? E io te lo giuro, Fabio, io a un certo punto gliel'ho anche detto, gli ho detto, guarda, io sto cercando di farti do queste domande nella maniera meno tendenziosa possibile perché voglio comunque vedere come mi rispondi. Ragazzi, la verità è una e una soltanto. Voi potete dire quello che volete, ma, ma. E mi riferisco anche a quella che è stata la discussione su Discord negli ultimi minuti della partita. Quindi mi rivolgo a tutti gli abbonati che sono su Discord. Innanzitutto, ragazzi, siamo amici e quindi abbassiamo i toni. Seconda cosa, seconda cosa non si possono giudicare i singoli in questo non sistema. Punto. Non si, possono, eh, non si possono giudicare i difensori non si possono giudicare i centrocampisti non si possono giudicare gli attaccanti presi singolarmente non ha senso guardare quante cappelle fa Gatti non ha senso guardare quante cappelle fa Bremer non ha senso vedere che cosa fa Vlaovic e Ildiz davanti non ha, non ha senso non ha senso ragazzi perché questo non è un sistema quindi è un casino sta roba qua è un casino, quindi ripeto: non si possono giudicare singolarmente i giocatori. L'unica cosa che veramente si può eh, giudicare di questo schifo sono i risultati. E questi ragazzi li portano a casa. Punto a prescindere da tutto. E io l'avevo capito ieri: che sarebbe stata una partita di merda, Fabio. Io l'avevo capito già da ieri. Ma non è, non è stato nemmeno così brucia, cioè ho visto rumori di peggio, no, sinceramente. Il primo tempo, sì, tempo a me io... meritava anche di fare 2-0. Ma siamo d'accordo, Fabio, siamo d'accordo. Però ieri Allegri si è presentato in, in conferenza stampa in condizioni pietose e io già da, già da lì avevo capito che cazzo di partita sarebbe stata. Quindi la solita partita che, nervosa. Sta roba qua, sta roba qua, sta roba qua. E nonostante tutto, tutti quelli bistrattati buttano, buttano i palloni dentro due tiri in ideale, No, no, aspetta, aspetta, adesso andiamo, perché lì no, bisogna scatenarsi prima <ride> della partita, mi 30... sento male, Fede. Ti sento malissimo. La madonna. Ti che è sento successo? Malissimo. Adesso sì, adesso ti sento meglio, ma ti sentivo eh, esatto, ti sentivo abbastanza male, ragazzi. Vabbè, eh, intanto che risolve i problemi audio, Fede, vi dico questo. Andiamo ancora una volta sui dati, sulle statistiche. Partita di oggi: oggi c'è Frosinone Juventus. Vlaovic ha avuto tre palle gol. Tre palle gol. Vlaovic, di quelle tre palle gol, ne ha segnate due. Poi, giustamente, giustamente il secondo era fuori gioco. Non so nemmeno di quanto, non ho visto il replay. ma eh, gli è stato non Ma è un gol pure quello, cioè che l'aveva segnato alla fine, no? Voi pensate, un attaccante che ha due pa palle gol e due segnature. Vuol dire il 75% di realizzazione di conversione in gol di, di tre occasioni. È una percentuale da fenomeno. È una percentuale da grandissimo se non da, da grandissimo calciatore. Ora. Fabio, Era sono che... numeri da uno che se gliene dai quattro un gol alla partita te esatto. lo fa. Punto. Cioè, cioè, ma c'è poco da dire, ragazzi. Questo. Se oh, oh, ragazzi, adesso parlavamo anche di questo. Qualcuno che si prende la briga di andare su Opta e dirmi quanti, quante occasioni da gol creava il Napoli di Sarri quando Iguain fa 38 gol? 36, scusatemi. Cioè, perché, perché poi è, sta tutto lì, eh. Cioè, o sei messi che magari ti può capitare una palla a partita e la butti dentro, o se sei un essere umano e te ne arrivano meno di quattro e, e ne butti dentro tre e c'è qualcosa, cioè, sei un fenomeno, ragazzi. Sei un fenomeno: c'è poco da dire. Uh, allora, allora, allora ci sono un po' di sabbia da, da, da ringraziare. Grazie mille. <ride> Ma ce ne sono tante, mi era giusto metterlo ah, Dilar giusto. Grazie mille, 22 mesi. Grazie mille, con Amazon Prime fa il tuo 22esimo mese. Rovigon fa 20 mesi livello 1. Il continuare a insistere su calciatori come Costi, c'è Alexandro e marci del genere mi fa continuare a pensare che sia l'ultimo anno del clown in panchina. Dice Rovigon: mm. Sta provando tutto per vincere questo campionato e andarsene da vincitore. Non lo so, è un'interpretazione che può starci. C'ha il Poli di 11 mesi livello 1. Gufo Inquieto fa 29 mesi con Prime. Massimiliano Allegri la più grossa. Concordo, disgrazia mai capitata nella Concordo totalmente. Caro Gufo. Gaspar fa 26 mesi livello 1, smesso di guardare le partite da due mesi ma si resta in trincia comunque. Ritorneremo Allegriani! Va bene così eh, grazie mille per le vostre sapere. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Eh, I limiti di Vlaovic sono assolutamente di testa non tecnici. Sì, ma anche qui, nonostante anche i limiti di, eh, di testa di Vlaovic, ripeto, guardiamo i numeri. Una, un giocatore si giudica con un, l'unico dato oggettivo che possiamo avere a I numeri. I numeri, tra l'altro, io non voglio nemmeno. Per esempio, potrei fare, ehm, potrei immettere della concorrenza, un principio di concorrenza tra giocatori dello stesso reparto eh, com come Milik e Vlaovic. Ma, non, ma questo, a questo giochino squallido io non partecipo. No. Perché, perché Milik, secondo me, fa il possibile anche oggi. Milik ha non ha fatto nemmeno non ha fatto una brutta partita. Ha avuto? Tiri in porta? No, non ne ha avuti non ha avuto conclusioni in porta. Posso dire, Penic, vergogna, ed è più forte... Que... No! Come lo puoi valutare? Come... <ride> come puoi valutare un attaccante se non arriva a tirare in porta? Co cioè è, co è come giudicare è... un portiere che non para, ragazzi, è la stessa cosa. È... È, è come giudicare un portiere che non subisce un tiro a partita. Su sulla base di cosa lo, lo giudichi? Sulla base dei rinvii? Sulla base di come fa muovere le difese sui calci piazzati, su che cosa lo valuti, la stessa cosa. Non si capisce, non si capisce. La stessa cosa. Valutarlo sul, sul, sull'umoralità del calciatore, presunto mm. moralità, perché non sappiamo nemmeno quello che passano a casa Ma loro, tra l'altro, cosa le cazzo ne sappiamo di come stanno, di come non stanno, non si sa, non si sa. Eh, permetti, permettetemi di fare anche un altro appunto, sulla questione, eh, per esempio, credo unanimamente il peggiore in campo di questo progetto, che è Kostic. Non siamo d'accordo che sia il peggiore in campo di questa di Juventus? Anche lì, no? e, e nonostante tutto, e nonostante questo gioca titolare, poi magari ci sarà un risentimento muscolare. Io non me lo auguro, non me lo auguro. Se ci sarà un risentimento muscolare per Kostic, no? poi magari non c'è manco desciglio che magari è la riserva di Kostic eccetera, eccetera. Ecco qui, healing! Ma questa vi pare, cioè, questa vi pare gestione. Vi pare gestione? Vi pare gestione della qualità? Perché Ealing ha qualità? Cosa Ealing Junior meno di Kostic? Questo Kostic, che cosa ha in meno? Perché Ealing non può giocare titolare contro il Frosinone? Che cosa succede? Niente. Secondo me Fabio è solo Nulla. perché è solo perché fra due settimane prende le valigie secondo me Eh ma prende le valigie perché dice ma perché deve giocare tizio eh, Caio Sempronio e io no eh, certo. ma fa bene a prendere le valigie Va bene cioè, a prendere le valigie, No, 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 ma fa bene, ma fa bene. Però secondo me eh, dato che dato che Cassa la faremo con lui a gennaio, può anche essere che ci sia eh, la paura di romperlo. Fabio, partiamo dal presupposto che io sto cercando di immaginarmi perché non gioca questo al posto di quell'altro, eh. Cioè non è che perché sto cercando di capire a livello di logica perché continua a giocare quell'altro e, e, e non lui. E l'unica cosa che mi viene in mente è che fra due settimane deve essere integro perché se no non ci sono altre spiegazioni. Perché il meme dire che non difende attacca troppo, come scrive Leolino, non cioè, ridere, io non ci posso più credere a quella storia per lì, hai capito? Cioè, io non ci posso credere veramente che Allegri non fa giocare quel ragazzo lì perché non è capace a difendere e perché va troppo in avanti. Perché se è veramente quello, ci vuole la camicia di forza. Se, se sono questioni di mercato a malincuore perché è un ragazzo che io terrei, ma se sono questioni di mercato, le capisco, cioè, me le, pos le posso capire per me. Le questioni di mercato sono la conseguenza di una schifosa e malata, ah, malata ehm. gestione, Felt. quello sicuro, è quello un... sicuro, quello sicuro, Fabio. Ma io e te quando io, io e te, Fabio, eravamo in live l'anno scorso quando lui entra. In coppa campioni e fa il diavolo a quattro, no? io me lo ricordo ancora. Abbiamo detto vabbè, ma ragazzi, ma questo stasera si è guadagnato la titolarità. Certo. Te lo ricordi? No, entra, fa il diavolo Beh, a quattro, certo, certo, e, certo. e invece è sempre stato gestito male, sfruttato male, buttato dentro o troppo tardi o nei momenti sbagliati. Non gli è mai stata data veramente, veramente fiducia. E poi alla fine queste cose le paghi, eh ragazzi. Queste cose le paghi, perché anche lì una un, su una cosa io posso essere d'accordo con Allegri. Quando Allegri dice "Ricordiamoci che Vlaovic ha 23 anni". Ragazzi, 20 a 20 Cambio un attimo discorso, torno su Vlaovic. Ragazzi, io a, 23, io a 23 anni stavo in piazzetta a cazzeggiare tutto il giorno, ok? Io, che ho 41 anni, non posso pretendere che un ragazzo di 23 anni, con le pressioni che avrà, sia sempre lucido, sia sempre tranquillo. Eh, ma non è, eh, ma non c'ha la testa. Ma chi cazzo sono io per dire a quello lì che non c'ha la testa? Quelle sono questioni personali. E ricordatevi che la testa, gran parte della fiducia, ti viene trasmessa comunque dal tuo gestore. È cioè. inutile, ragazzi. È inutile, perché anche Higuain, cioè Higuain passa da fare 36 gol con Maurizio Sarri a farne meno di 20 con Allegri il primo anno. Di no, cosa... no, il primo ne fece, il secondo, il secondo. Primo, no, il, primo ne ha fatto. il secondo. Il primo quanti ne fa? Ne farà 20? Eh, no, forse anche di più, forse anche di più. In campione mm. adesso non mi ricordo. Vabbè, la... vabbè no, comunque, esatto. ci, vuole, ci vuole, ragazzi, l'accompagnamento. che, che po... Attenzione, eh! Attenzione, 24, ricordavo meno. Attenzione, okay. attenzione, perché poi appunto il punto non è solo Allegri, perché non solo Allegri, ma tutto il suo staff, evidentemente, non riescono a trasmettere della sicurezza a sto ragazzo. Poi oh, lui la butta dentro e magari la fiducia la riprende perché vede che comunque il suo mestiere è capace a farlo. È capace a farlo e quindi, e quindi si auto inietta la fiducia? Non lo so, non lo so. Fatto sta che, ripeto, secondo me se, se, se giudichiamo qualsiasi, dal portiere al centravanti, qualsiasi giocatore singolarmente di questa rosa, commettiamo un errore. È il vizio, è il peccato originale. E guardate che adesso vi do la notizia sul Diz, ve la do la notizia sul Diz. Uno, vi do anche qui un dato statistico, prima di questa partita, che poi ha giocato 58 minuti il Diz, perché appena ha, ha pareggiato il Frosinone, se l'è fatta in mano non l'ha tenuto, l'ha cacciato subito il Diz, migliore in campo fino a quel momento. Se dico una minchiata, corrigetemi, come aveva detto un vecchio papa. Eh, 38 minuti. Giocava, io ho fatto un post arrabbiandomi dopo la partita contro il Genoa, e credo anche quella con il Napoli, non ricordo, dicendo... Ma cosa serve mettere questo ragazzo a, a tre minuti dalla fine? Per fare cosa? Per il colpo perché se c'ha un colpo di genio ti prendi i meriti sui giornali. Che cosa serve? Niente. Giocava le amichevoli contro la Germania, quindi un livello beh, Consentimi Siete più alto rispetto a il rispettabilissimo Frosinone, rispettabilissimo Frosinone. E adesso, signori, ve lo dico già che non so come sarà l'utilizzo di il diz all'interno delle rotazioni con tutti gli altri disponibili magari lo metterà pure ma io ora mi aspetto lo sviluppo del calciatore non il lanciare per alcuni è in campo ragazzino togli tira tuta entra in campo per me lanciare non vuol dire quello per me lanciare vuol dire sviluppare un calciatore sviluppare un calciatore Sviluppare la tecnica, sviluppare la tattica di squadra. Questo è quello che mi interessa a me per un, lo sviluppo di un calciatore. La Juventus di Allegri è in grado di sviluppare un calciatore. No, no, quindi, quando? Perché li avrà? Perché è normale che li abbia, non ha nemmeno vent'anni. Avrà dei passaggi a vuoto. Cacate il cazzo come cacate il cazzo a Vlavic Non sa stappare, non sa correre non sa fare quello! Imbecilli. Imbecilli scimmie perché succederà perché è normale perché è normale e allora lì sarete a dire ma questo è un giocatore da serie C eh? questo è un giocatore che deve stare in next gen oh fino a ieri le sci perché ormai ragazzi io mi sono anche rotto il cazzo di essere democristiano scimmie vanno chiamate scimmie analfabeti vanno chiamati eh, leggevo ma se non gioca ci sarà un motivo perché è un giocatore di serie C Ecco di qua eh, il sì, sì, Gio titolare di Serie C. Il titolare con la sua nazionale. Di Serie C. Di serie C settima di serie. La settimana, scorsa, la settimana mm -hmm. scorsa ha giocato una partita in Serie C. È roba da, da caccia Ecco perché io ho iniziato a stare dicendo: Vai esonerato, vanno chiesti i danni. Vanno chiesti. Sì. È la più grossa disgrazia. In Serie C. Capito? C. Ma uno che gioca in Serie può fare un gol del genere contro la difesa di Serie A. Guarda Fabio noi, noi davanti, guarda Fabio, noi davanti abbiamo un tasso tecnico che secondo me è mostruoso. Mostruoso, cioè, considerando anche che, che, che questo è l'ultimo nelle gerarchie, noi abbiamo un tasso tecnico mostruoso: conta forza, che ci abbiamo ci abbiamo pure su lei in prestito, ragazzi. Cioè, noi potenzialmente abbiamo una batteria di sei attaccanti che sono Chiesa, Ildiz, eh, Vlaovic, Vlaovic, Sulle Milik e Chem, cioè una batteria eh, oh. di sei attaccanti che ti permetterebbe di giocare a tre davanti per tutta la stagione, perché tanto ce n'hai sei. C'è pure Caio, bravo, mettici pure Caio. Cioè, noi davanti, davanti, abbiamo un tasso tecnico clamoroso. Clamoroso! Perché, bravo, bravo Gabri, anche Milik è un giocatore estremamente tecnico. È un giocatore che con la palla tra i piedi è capace a giocare, ok? Certo. Ok. Quindi, io sono assolutamente d'accordo con te... Qui c'è da rivalutare completamente tantissimi giocatori e c'è da dare questa rosa qua a disposizione di qualcuno che li faccia giocare veramente a pallone. Perché ripeto, eh, noi parliamo sempre degli attaccanti, però l'ho visto anche in chat, eh, oggi abbiamo preso il gol preso un po' così. Oh. Ma questi come puoi pretendere che non prendano mai gol? E che, che il messaggio che deve passare non è che noi dobbiamo fare un gol più dell'avversario. No, il messaggio che passa è che noi intanto non dobbiamo prenderli. Quindi io spezzo una lancia anche a favore dei nostri poveri difensori, che comunque devono fare una vita di merda, costantemente concentrati per 90 minuti. Senza, senza permettersi alcun tipo, di sba, alcun tipo di sbavatura, perché? Perché nel caso in cui dovesse arrivare la, la sbavatura, buona fortuna per risalire il campo e andare a vincere di e, nuovo. E oggi una partita che stai anche controllando nel primo tempo, perché magari andiamo anche nell'analisi della partita, che si sì, sì, sì. è anche abbastanza godina. Io penso che una buona partita, sì. me. ma poi tutto abbiamo preso tempo. anche la traversa, tutto Puoi, quello che certo. vuole. Poi nel, secondo, poi nel secondo succede il classico copione, in maniera immotivata, perché il Frosinone tra l'altro c'aveva mezza difesa fuori oggi, il frosinone. ti segna, tu perché, ti sei, perché ti sei da solo, castrato? Noi siamo in mano a uno che castra il talento, la voglia, l'entusiasmo nostro, è un castratore di palle mie, mi ha fatto due palle così, l'unica cosa che sa fare è e magari ne entriamo pure in quell'argomento adesso tra poco glielo chiederanno. Lo show, stile Carpi, l'ha fatto eh. oggi: Carpi 2.0. La giacca, la camicia, lo striptease, altra roba da buffoni che a voi ormai, che siete filo Murini, come i Murinisti, a voi, non voi, chat, a, agli, alle scimmie. Io ormai le chiamo solo scimmie perché sono scimmie. Eh, piace. Piace se no? si divertono così, se si divertono Ma io non così. No, ah, mi E no. Eh, lo so. No, no, mi <ride> Perché, Perché so ra sta ragazzi, ripeto, questa vittoria, questa vittoria. Io ho proprio esultato. E non lo facevo da tempo. Lo sai, Virmone? No, che io non lo facevo da tempo. Certo. Ho proprio esultato: un pezzo di merda, guarda quanta qualità hai bastardo. E infatti, me l'ho pure scritto su X adesso mi dite, mi bloccano, non me ne frega niente. Fateli commentare, non me ne può fregare di meno. Non me ne può fregare di meno. Guardate quanta ragazzi, gli addetti Virmone, il Diz, Milik, Vlaovic, Ken, Chiesa. Non, cont... non li conto quelli in prestito. Non giocano quest'anno la Juventus, ma potrei anche contarli. Non è un attacco inferiore per numero e per anche qualità all'attacco dell'Inter. Che se oggi gioca senza Lautaro, deve giocare con Sanchez e Turam. E se si fa male, c'è Ciao, dice 35 anni. Buona, ragazzi, già. voi non siete seri. Eh. Ma cioè, non siete dimmi, seri. Ripeto, ripeto, ragazzi, ditemi se la nostra batteria di attaccanti non è una batteria di una squadra che gioca a tre davanti tutto l'anno. Come, come fai scientificamente a scegliere di, la, di lasciare in panchina qualcuno? Come puoi averne sei e schierarne due? Anche lì Fabio oh, poi il cambio è azzeccato perché Vlaovic ti ha risolto la partita. Va bene, ma anche lì stai uno a uno. Ma come ti viene in mente di togliere uno dei più forti in campo in quel momento? Ma buttane un altro dentro Infatti, per mettere palloni in mezzo, perché la Juventus poi alla fine vi vince, me anche ma vince con i grossi. Il centro, e per fortuna, uno eh, è buono per la testa di Vlaovic, cioè fa da, da grandissimo attaccante, rivediamo ancora. Ma questo è, ragazzi, eh. Cioè, ripeto, viviamo di episodi. Viviamo di episodi per una squadra che molto ripeto, io vi fa faccio una dichiarazione d'amore alla Juventus che magari no, non la faccio. Amate questi ragazzi e questi giocatori e questa società, amate questa azienda. Io sono disperato tutti i giorni con Virmone con gli altri ragazzi, perché voi perché, nonostante le nostre parole, che magari qualcuno dice che sono di odio, noi, noi oh, amiamo la Juventus. Io amo talmente la Juventus che vorrei che fosse gestita bene. Io vorrei che fosse gestita bene. C'è Vlaovic, lo ascoltiamo, Vlaovic. Ascoltiamo Vlaovic. Se li fai vai. il bella pernacchio agli Allegristi, godo, guarda. Un po'. <ride> Cosa c'è in quel gol, in quell'esultanza? Eh, tanti giocatori magari dicono di non leggere giornali, di non guardare social, però immagino che tu sappia che di te si parla sempre tanto. Cosa Fagli una pernacchia, Ducia! Sì, sicuramente, però in quel gol c'è una voglia di vincere, voglia di aiutare la squadra e uh, far felici i tifosi, e questa è la cosa più importante. Per un attaccante sicuramente non è facile quando, quando non fa gol o quando segna. O quando segna, diciamo non costantemente, però lavoro tutti i giorni, sono tranquillo e spero di poter aiutare la squadra ancora di più. Anche proprio per, per l'importanza che tu hai dentro la Juventus e per conoscerti meglio, tu l'hai detto, non segnavi da un po', in trasferta addirittura 125 giorni. Eh, Allegri ha detto deve fare un percorso anche di maturazione verso se stesso cioè eh, rimanere sì, concentrato durante la partita perché un'occasione ti può capitare un <ride> io ti chiedo questi, questo lasso di tempo, questo periodo senza segnare come l'hai vissuto tu perché sei uno che vedendoti allenare sembra anche molto eh, maniacale cioè, no, ha segnato contro sì, l'Inter sinceramente sono stato sempre fa. molto tranquillo perché quello che è passato non, non lo puoi più cambiare puoi diciamo, vivere nel presente e allenarti per fare bene il futuro poi una volta ti andrà bene, una volta meno bene però è importante essere sempre sul pezzo, e essere sempre concentrato per questo ho lavorato tutti i giorni come sempre con l'aiuto della squadra, con l'aiuto del mister e sono contento di aver fatto gol oggi come già detto ma è già, la partita è già finita, è tutto passato e mi concentro sulla prossima studio bravo Beh, però era alto il coefficiente di difficoltà di quel gol Alessandro l'ha ha definito da vero attaccante abbiamo qui Alessandro Matri non so tu che cosa ne pensi come, no. come lo valuti come ti valuti Ale lo vuoi valutare tu magari per aiutarlo ma, no, ma stiamo parlando con un vero attaccante quindi ha fatto un gol alla Vlaovic però sono quelle eh, situazioni che, che a volte servono proprio questi gol in questi momenti perché eh, magari a Dusan sono arrivate tante occasioni magari a, a spalla alla porta e lì è una cosa che devi pensare, ragionarci e tu nella testa hai in mente il gol. Invece, qua è una cosa istintiva e serve queste occasioni per sbloccarsi. Mm -hmm. eh, volevo chiedere a Dusa, intanto, salutarlo e fare i grori complimenti per, per l'approccio che ha avuto oggi alla partita. Perché, comunque, non è, non è semplice eh, anche a volte accettare di vedersi preferire un ragazzo giovane alla prima presenza in un momento delicato. Oggi hai dato l'impressione invece di averlo accettato e di entrare con la giusta mentalità e in più volevo chiederti che benefici trai anche a giocare con, con Milik perché mi sembra ti deliberi anche di certe eh, giocate e ti lascia anche lui più libero di giocare più vicino all'area dove a te piace di più Sì, ciao Ale soprattutto ti, ti mando un grandissimo saluto e adesso ho dimenticato un po' quello che hai detto però <ride> Sono stato lungo. Eh, no, le, i benefici di la, giocare la, con Milik la, dai! Di Milik sì, questa è l'ultima e l'accettare eh, con... anche la scelta del mister sì, sicuramente non è stato facile per me accettare scelte del mister, però lui è il mister, scelte si rispettano, io ho rispettato la sua, uh, visto come, come parla lui tutti i giorni, non è importante chi parte, chi, chi entra dalla panchina, perché con cinque cambi in questo momento sono quasi due partite in una. E io... Um, Ero, ero diciamo, calmo perché ho lavorato bene durante la settimana. Ero, ero tranquillo e mi sono concentrato solo eh, di far bene, aiutare la squadra. Non, non, avevo, non ero né arrabbiato né, né altre cose perché sappiamo che si può essere determinante an anche quando entri dalla panchina. Per questo, eh, sono stato molto tranquillo e rispetto a tutte le scelte del mister. Non, 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 non ci sono problemi. Poi, pure un bravo ragazzi, ma con, uh, con Arek, pure bene, bravo per sì, me sicuramente diciamo, è un po'... Cioè, non è più facile, è bello giocare con tutti, anche con lui, anche con Fede, anche con Kenan, però mh, siamo spesso giocatori diversi che, che viene un po' più incontro, io che ho più spazio alle spalle, attaccare a profondità, anche se serve venire di giocare, però penso che siamo che stiamo siamo bene insieme e che, che giochiamo bene, bene insieme. La mia domanda è veloce, veloce. Cosa ti manca per essere continuo secondo te? Un allenatore, un allenatore, Tirare, dillo! dillo! Fiducia, so, penso alla non... no, squadra che ridendo. gioca dillo, per dillo, te. Dillo, non... penso, no, lo no, fiducia, ti lo hai pensi? dato Una spiegazione? No, no, non, non mi sono mai chiesto. Penso che in questo momento è così. Uh, ho fatto gol con l'Inter, poi ho sbagliato il rigore col Monza, poi... Avevo occasione con Napoli, penso che eh, questi sono i gol che, che, che dovevo fare e che adesso si parlerebbe dell'altro, però come ho detto i momenti capitano, eh, a volte è così, però sono tranquillo, sono calmo, per me è importante di aver segnato oggi, e eh, di aver aiutato la squadra, poi spero di continuare così anche, anche nel futuro perché è importante, perché abbiamo bisogno, perché so che squadra, che squadra ha bisogno di me e ha bisogno di miei gol, però... Uh, mi, cioè, cerco, cerco sempre di essere a disposizio, disposizione della squadra e di fare quello che mister e squadra chiedono di me, poi alla fine arrivano i gol però spero che, che arriveranno sono, sono convinto che arriveranno tornerai a calciare anche i rigori, giusto? ma fatti i certo. cazzi tuoi <ride> certo. no perché l'hai lasciato a Federico <ride> quello è un gesto di amicizia che hai fatto nell'ultima partita ma dopo no. il sbagliato al Monza sai, molti <ride> ne hanno parlato, discusso ovviamente Uh, no, visto, scusa, ho riso. Ho visto il fuorigioco. Chi è, chi era... <ride> ah, sì, millimetrico, tra l'altro. Sì. Eh, potrebbe... però comunque, sì, ho lasciato rigorà a Fede. Siamo amici, abbiamo parlato un po'. Anche il giorno della partita abbiamo parlato se sarà rigore, ho detto Fede non ti preoccupare, te, te lo lascio, non perché non ero tranquillo, ma perché penso che anche lui mh, ha bisogno, io li voglio bene e penso che, che ha meritato di, di fare gol. Eh, siamo amici, non, non, non ho niente, in senso sono... Anzi, sono più felice se lui fa gol a volte che, che io, però eh, tornerò a calciare i rigori. Sicuro è successo: ho sbagliato due rigori tirando male. però tutto è allenamento. E mh, sono convinto che, che, anche lì, che anche lì farò bene. Non, non ho dubbi. Grazie, Dusa. Ragazzi, ragazzi, grazie. grazie a voi. E vi auguro. Aspetta, vi auguro, a, lei, a voi e a tutti quelli Buona che Natale. ci guardano. Un abbraccio. Grazie, cioè, grazie. grazie, grazie. Buon Natale anche a te, Dusa. Io li voglio veramente. bravo ragazzi. Sì, sì. A me dispiace si becca i vaffanculo. Sinceramente. Però ma lo ti trovo sì. a livello umano umano, umano. Bello. Ma guarda, Fabio, io me lo ricordo ancora eh, perché io mi ricordo come la sua, eh, la, mi ricordo benissimo la sua conferenza di presentazione. Io proprio dissi: Vabbè, ma questo è un pezzo di pane, cioè, questo ragazzo qua veramente l'hanno cresciuto in mezzo allo zucchero per quanto è dolce. E sì, dai, è un bravo ragazzo, non, non, non se le merita certe cose, sto ragazzo. Certe, certi, certi pareri, certe, certi giudizi affrettati da parte dei, dei nostri tifosi, non, sto ragazzo non se li merita. Mol, molti tifosi della Juventus si meritano veramente l'uomo Lukaku e con questo penso di aver finito. Esatto, esattamente, esattamente. Va bene, c'è un paio di sub che non ho scammato è un post e quindi andiamo un po' a un ritmo frenetico grazie mille grazie Freddy, eh, 18 mesi solo una capra livornese poteva avere il rosa il diz e tenerlo seduto, usurpatore lo chiama Freddy, io concordo io gli ho dato anche degli epiteti più peggiori ma va bene così, grazie anche Davide 16 mesi con Amazon Prime, grazie certo. di cuore ragazzi Rag eh, siamo a quota 340 negli eh. ultimi 31 giorni eh, siamo a quota 200, credo qu hai giornato tu, non lo so eh, eh, però eh, queste ragazzi, ultime due no Allegri, il... fermo, Allegri, 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 Allegri. fermo, eccolo qua o prima analizziamo magari la partita. Perché, mh, come a Genova, prendete un gol dopo pochi minuti del secondo tempo, un gol che normalmente voi non prendete, però, questa volta avete imparato la lezione. Perché, come ha detto lei, bisognava In aumentare la percentuale realizzativa, e oggi con l'attaccante vincete una partita fondamentale. Vale. <coughs> Scusate, mm. diciamo che eh, la squadra ha fatto una buona partita. Poi a Fresino aveva vinto solamente il Napoli quindi c'è un ambiente magico e ambiente magico. Bella, sì, dove, dove le cose funzionano bene sono molto bravi Ma magari ti castrano le Prima palle l'ambiente sì. è guarda, magico. Al primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo però stiamo spingendo creando molto e se, se crei così e il primo tempo finisce 1-0 è normale che il secondo tempo e, cali un attimino e gli altri prendono fiducia soprattutto su un gol credo che sia Potevamo fare meglio, ora non l'ho rivisto a piena immagini, però secondo me potevamo assolutamente fare meglio. Okay. E poi abbiamo avuto una buona reazione, abbiamo avuto occasioni, poi loro allora hanno avuto un'occasione su un sul tiro che è uscito di poco, però bisogna, bisogna continuare a, a lavorare. E sono contento per Irdiz, sono contento per Dujan, che ha fatto un bellissimo gol, e per tutta la squadra, che comunque è un gruppo straordinario, che non si tira mai indietro e soprattutto oggi è rimasto lucido e compatto e non aspettare l'occasione giusta per vincere la partita. Cosa ha detto a Ildiz? visto stessi alla fine partita lui ha già detto che offrirà una cena a tutti. Ci ha anche detto che sperano di finire il campionato in testa, ovviamente a fine stagione, quindi di vincere lo scudetto. Non so se dopo i capelli, dopo questa dichiarazione, lo riprenderà ancora. No, Ildiz è giovane, entusiasmo e ci vuole in questi momenti, soprattutto abbiamo oh. dei ragazzi giovani. È entrato in Illinghe oggi ha fatto bene. E abbiamo recuperata al 100% i tre a metà campo hanno fatto bene Nicolussi stessa è entrato al posto di Locatelli ha fatto bene quindi diciamo che eh, c'è un, un buono spirito però bisogna continuare così lavorando ripeto su quelli che sono i nostri limiti studio eh, non può riprenderlo anche perché ormai allegri lo dicono tutti eh, che l'obiettivo non è entrare tra le prime quattro ma essere lì a competere per il titolo con l'inter tra i suoi giocatori magari dovete mettervi un po' d'accordo non lo so ma no, se andiamo d'accordo non va bene. <ride> Quindi, ci deve essere sempre disaccordo. Diciamo che abbiamo superato la quota dei 38, siamo a 40, mancano ancora due partite. Ora passiamo un buon Natale. E poi no. dopo prepareremo la Roma che sarà una partita difficile e complicata. Sono sempre bellissime da ascoltare. Le tabelle di Massimiliano Allegri. Eh? No, no, pensavo dicendo, se siamo salvi, sì, siamo 40, salvi. 40, lo prende per il culo pure madre, lo prende per il culo pure madre. Il 7 gennaio. Quanti punti riusciremo a fare tra Roma e Salernitana E poi, sicuramente, ci avviciniamo alla quota Champions. Ah, bene. No. Ciao, Mister, eh, hai già detto te quanto sono stati importanti. Scusami, Fabio, i cambi. poi mi un però, secondo. Eh, abbiamo visto una cioè, cosa oh rara, no, certo. nel senso che al 65, prego. Allora, lui ieri, tu, tu l'hai vista la conferenza ieri. No, purtroppo no, purtroppo Ecco, no. lui a un certo punto, in tutti i deliri, perché te lo giuro, Fabio, ieri è stata proprio una conferenza delirante. Lui a un certo punto dice. I conti non si fanno perché quando si cominciano a fare i conti, vengano fuori i contadini. Cioè, no, ha fatto la, la battuta. E oggi è lì che fa i conti: 38, 40. Cioè, poi anche lì l'entusiasmo è giusto avere entusiasmo, due mesi fa diceva che non bisogna averne, <ride> fa tutto lui, fa tutto lui, eh ma, ma d'altronde, da, dato che questa è una comunicazione per cani eh, e a, i cani io ho rispetto per i cani tra l'altro eh, non ne ho ma ho rispetto tantissimo ai cani eh, evidentemente qualche scodinsolata c'è la gente abbaia, grazie mille Mac Manius grazie. per la sabbia grazie mille. Sette mesi con, una, con livello 1. No, ma, non, ma infatti, ho grande rispetto per i cani. Quando lo chiamo cane, sto anche mancando di rispetto ai cani, sinceramente. Aspettate, ho fatto un casino. Eccoci qua. Riparte, vai, Max. Finito tutti gli slot. E, cosa cosa non, ti ha, non ti stava convincendo? Forse si era abbassato un po' troppo il baricentro? Perché secondo me eh, l'ingresso di Ling e Wea e Hans Nicolussi hanno. Molto alzato anche la squadra, ho visto le geometrie di Nicolussi. Secondo me hanno portato molto anche il uno contro uno di Ling che ha portato dei benefici in, questo, in quel momento della partita. Ma in quel momento lì eh, <coughs> ho tolto i tre perché lo ha aveva preso un colpo e è andato dentro Nicolussi. Il Ling, mm, cambio di costi, a un certo punto. Il Diz, che comunque aveva spesso tanto, aveva a avere un po' di campi, quindi l'ho tolto. Tutti e tre insieme il Grand allora, 65esimo 65: l'ho messo dentro perché in quel momento lì eh, bisognava rischiare anche un eventuale infortunio da parte di qualcuno. Ma c'era bisogno di uno come lui che fresco puntasse, saltasse l'uomo, andasse la cross. Quindi ci ha dato una bella mano. Esterni con caratteristiche diverse rispetto a quelli precedenti. L'ingresso di Vlavic, ne parlavamo prima qui, magari la panchina lo ha. Lo ha stimolato Allegri? Diciamo no, più che stimolato, lo, lo ha rasserenato, perché ah. comunque Dujan, nonostante le tre partite che, che ha fatto buone, eh, è, è stato criticato. E quindi mm. eh, Da parte, parte della, della di gente di che parla con te la sera su WhatsApp. Su che uomo, è di, uomo, so di, merda. uomo è di, di merda, di Samano, uomo, di uomo, di uomo di, uomo sei uomo di merda, sei solo un uomo di merda, uomo, bravo, uomo, gol, uomo, uomo di merda, sei solo un uomo di merda sei solo uno, sei solo uno, sei solo uno, sei solo uno, sei solo fa sei solo uno, 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 sei solo, sei solo, la chiave di lettura L ha detto: eh, Non lo non so. Ha... La, la di scelta merda. è stata solo per rasserenare Vlaovic? O gli aveva dato qualche segnale anche settimana? Eh, perché anche lui, nell'intervista, si è dimostrato un ragazzo: eh, noi lo conosciamo poco. Si è dimostrato un ragazzo veramente con personalità e molto sereno nella gestione dei momenti, è molto più grande quello che è a livello mentale. Eh, no, ieri quando si è fermato a Chiesa ho messo subito Ildiz perché mh, era il sostituto naturale, soprattutto perché mi era tanto che non giocava, non sapevo quanto mi potesse durare e soprattutto mh, in, una, in una fase finale della partita dove c'era bisogno di due punti pesanti, se portavo Ildiz in panchina poi i due davanti dovevano giocare tutti e due 90 minuti. Allegri ci ha fatto anche lei un bel regalo con il suo suol sì, termine guarda. della partita eh, quanto prima quanto... che finisse la partita perché ci regalerà tanti meme natalizi eh, ma che bello <ride> ah, so sì. <ride> eccole le, ma le perché è, è perché all'ultimo su un fallo laterale siamo messi a parlare col segnalini e ho capito è, la palla continuava ad andare in gioco ribattevano quindi in quei momenti lì un, 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 non bisogna avere un attimo di, di disattenzione e poi bisognava uscire verso il difensore che ha messo la palla a mezzo alla fine Mi aveva già Spiegato tutto benissimo alle matri che la conosce molto bene. Mister, mister io ho ancora il ricordo di una partita con il mister a Lecce, Eravamo a Cagliari, sono entrato 20 minuti. Ha fatto 20 minuti da chiamare me e Lazzari, e quindi ci ha preso di mira me e Lazzari per 20 minuti. Eravamo, siamo entrati 20 minuti quindi <ride> se la porta avanti questa... perché la colpa era di Biondini che sbagliò col gol sulla linea di porta. <ride> Come ve la ricordate? E quindi con qualcuno me la devo rifare. <ride> che memoria. Poi te e Lazzari avevate la coppia Mela. Lì <ride> quando entrava uno, entrava l'altro, o entravate bene o oh, oh, male, ne parlavo <ride> ieri di, di, di Lazzari Il allora. problema principale, però, è sempre per gli esterni: che sono Lazzari. larghi, e sono vicini alla panchina, in un tempo o nell'altro. Eh, ma almeno ti engano vivi, li tengo vivi. Eh, tengo. Come ti tieni attivi? Grazie a lei. Il pure ma come parli? parli? Ignorante? No, mi dissocio. Ma come parli? Ma come parli, Ho il dai il che sono gli ultimi 5 mesi. Parli. Sono gli ultimi cinque eh, mesi, ragazzi. L'ultimo cinque mesi 5 di meme. Me... Ma quale cinque? Ma lascio quale 5 ma va? Me... Ma dove va? va. Ma, ma, dove va. Star, ma dove va? Che è finito. È finito, Fabio. Ah, no, i meme, i meme, i meme, i meme, i meme, i meme. I meme, i meme. Eh, rinnovo l'appello che ho fatto anche su quel famoso, su quel famoso social. Ve lo ripeto, comunicato sembra, sembra il comunicato dell'EBA. No, il del direttore. <ride> Bloccatemi, insultatemi. A me mi fate godo. Ormai mi, non avete capito che più mi insultate, voi scimmiette... Io godo. Io godo sessualmente. Voi mi insultate. Voi avete la bava alla bocca di insultarmi perché io vi spiattello la verità in faccia di questo caca, cacaturo di allenatore. E io godo. Voi insultate, io godo, 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 godo. Vi devo rendere... Sono, se, vi, se sono veramente gli ultimi 5-6 mesi. Se sono veramente eee. gli ultimi 5-6 mesi. Ve li devo rendere un inferno. Questi 5-6 mesi. E godrò ogni partita, ogni partita, ogni cacata io scrivo. Ogni cacata io scrivo. Ogni cacata io scrivo. Muti. Avete già pe. con me? Poi avete vinto nel, 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 nel fatto che nel, nei prossimi 70 anni che sarà la legge, ma, ma, ma con me ma avete già va? perso. Ma con me avete già perso. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Grazie Roby. Grazie, grazie Roby per la donazione. Grazie mille. Allora, ragazzi, per, per i 105 nella radio. Grazie. Quindi Blavi ci ha segnato per merito suo. scusa a Max. Grazie Max. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene. <ride> va bene. Senti, eh, io ti propongo una cosa, se ti va bene. Sì. Se ti va bene. Eh, sì. Per chiudere in bellezza questa live, dato che secondo me sulla partita, almeno che non vogliamo parlare di Juve Roma, ma che dobbiamo dire su Juve Roma, cioè? <ride> no, eh, non c'è niente da dire. Io oggi ho, assist, ho, sen assist, ho, ho sentito una litigata tra Fabio Caressa ah. e Ivan Zazzaroni sulla Super Lega. Ah, sulla Super Lega, Superlega, Superlega. io vorrei riprendere per un attimo, però mi devi dare un minuto e mezzo quindi ti, mi, devo, mi devo chiudere un attimo qui vai, eh, vai, intanto, vai. intanto cucino vai cucino per voi vai vai va, vai va un attimo anche, anche perché, perché vi giuro ragazzi io non, non, non so di cosa sta parlando cioè non, non, non so qual è, il, qual è stato il tema di tra Zazzaroni e Caressa cioè, io ho visto che ovviamente la discussione sulla Superlega sta continuando e, ed è giusto che continui perché d'ora in avanti, come dicevamo negli ultimi giorni, potrebbe davvero succedere di tutto. Però io questa cosa qua di Caressa e Zazzaroni non la so. Se, qual, qual, dove, dove è successa in radio? Chat, voi lo sapete. È una roba che... Sì, Platone e Aristotele, proprio. <ride> Il sabato mattina. Ah, ok. Quindi, quindi, una roba, quindi una roba della radio. Ok, ok, ok. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Ora è tutto chiaro. E a DJ Football Club, perfetto, grazie. E in radio sta roba qua, quindi che vuoi fare? Ok, perfetto. Se volete io ci sono, io metto solamente, chiaramente, solo l'audio, niente canzoni, niente di niente, solo audio. Ascoltate un dibattito. Oh, come al solito io non valuto nemmeno le idee che uno può, le condiv può condividere. L'educazione del signor Zazzaroni presso un collega, un amico, possiamo dire. Perché caressa è un amico. Sentite un attimo. Vai. Ma divisi, cioè... siamo, divisi. Ma siamo, non siamo, divisi. Ma siamo divisi, ma la situazione è molto chiara, cioè molto eh, a te chiara, sarà molto chiara, ma certo che è molto chiara eh, la situazione, sentiamo. sentiamo. Beh, cioè, la sentenza questa era assolutamente prevedibile no, Infatti, balla, balla ma che balla, balla ma l'ho detto due... eh, cioè, allora, tu assoluta vedere, vatti a vedere, vatti a vedere il assoluta. filmato su youtube che ho fatto ormai un anno e non mezzo fa non era prevedibile un tubo che si, chiamava, che si chiama calcio 2030 nel quale dico chiaramente ecco, che, la, che la, lo dico che la, un anno e mezzo fa che la sentenza sì. sarebbe stata probabilmente non questa, ci credevano neanche loro ma la, che la sentenza non, non è vero cose, ma Fabio perché, ma metti un attimo bella, pausa la sentenza di fatto sì cioè anche lì la, sei smentito dai fatti la liga aveva già preparato le le magliette le magliette le avevano preparate prima certo. prima lo sapevano già tutti come sarebbe andata a finire, tutti lo sapevano. Ma perché, ripeto, l'Unione Europea. Pure... Sì. Anzi, Fabio, io, ecco, adesso magari qui entriamo nel complottismo, ma io ho, sono arrivato addirittura a leggere, e in una piccola percentuale anche a condividere, che la Superlega dei cosiddetti ricchi, lanciata un anno e mezzo fa. Che un cazzo ha a che vedere con il progetto che abbiamo visto l'altro giorno di A22, è stata resa pubblica solo per velocizzare questo meccanismo e fare Anche in modo che poi la Corte Suprema Europea si, ne, eh, si prendesse la briga di arrivare finalmente a una decisione. Quindi, non è, già qua partiamo malissimo, Zazzaroni. Anche perché, caro malissimo. Zazza, eh, il principio di libera concorrenza nello, negli Stati dell'Unione è un principio su cui si fonda l'Unione Europea, ti, ti, ti sfugge Tranto. questa cosa, ti sfugge questa cosa. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti, perché dura un po', eh? Non cambia in sostanza tantissimo le cose. Cambia tutto, cambia tutto. Vero. Toglie il monopolio, che è la cosa fondamentale, toglie il monopolio, quindi tu potresti anche organizzarti un tuo torneo, se vuoi. Ma cioè, al di là certo, di questo... ma posso organizzarmi il mio torneo, ma poi come lo organizzo? La faranno. Ma faranno, faranno Max, la Superlega. Ma... Allora, innanzitutto il progetto è... Praticamente è quello della, della UEFA nuova, della Champions League nuova, quella che c'è, non è che ci sono tante differenze. Secondo, ci sono delle diciamo, delle butade che sono state dette. Che sui conti che io ho sono veramente. Ma tu hai i conti della Superlega? No, sui conti che ci sono fino adesso di tutte le competizioni sportive del mondo. Nessuna, nessuna, per esempio, non è a pagamento per quanto riguarda i diritti televisivi. Nessuna. NBA, NFL, NHL, Eurolega, qualsiasi tu prenda, qualsiasi tu prenda. E quindi questo è terzo, secondo me, in questo momento okay. inizierà una trattativa perché... No, si riferisce al fatto che i diritti di TV di tutte le leghe maggiori del mondo sono a pagamento, quindi non esiste lo streaming ah, ok. ma certo, assolutamente. <coughs> okay, okay. È ovvio che ci voglia una trattativa, perché quando dicono le NBA, ragazzi, non è come l'NBA. Perché l'NBA c'è già ed è la Premier League, che non ha voglia di perdere. La Premier League è indebitata, la Premier League ma non ha Liga voglia di perdere fette di mercato, ha fatto un miliardo e otto di debiti. Le squadre sono indebitate. Sì, la ci sarà dire? un miliardo e due a disposizione ma di no, veramente questo, stai dicendo, ma, delle questo, cose ma perché fuori invece, luogo. invece invece, se arriva alla Superliga, non sono indebitati. Guarda no, che i debiti hai i ricambi i debiti non, non, non arrivano messo. dal numero di ricavi Fabio. Stai debiti, parlando di una cosa che non conosci ma non è vero, non la conosco lo dico io. I debiti non sono il conto economico sì, non è dato conosci. dagli introiti il conto economico è dato dagli introiti meno le spese quello che va in questo momento controllato come stanno dicendo tutti non sono gli introiti perché se tu continui a aumentare gli introiti ed è esattamente quello che è successo in Inghilterra del 40 50% e aumenti le spese del 70 80% puoi avere gli introiti che ma ti pare super... che ti ma pare. tu conosci il progetto puoi avere gli introiti che ti pare il problema è la spesa è la spesa il problema, Ivan, non è l'introito. Quindi non è che se tu incassi un miliardo in più, se poi ne spendi tre, di cui 500 vanno a, a, agli operatori di mercato, tu hai risolto i problemi. Non hai risolto i problemi in questo modo. Succederà un'altra cosa. I ricavi per le squadre devono essere più alti e quindi le squadre organizzeranno il torneo, come succede con i livello media, con la Formula 1. Le squadre organizzeranno il torneo. E pagheranno un fiore. Ah, la cosa divertente è che Zazzaro non sa nemmeno di cosa sta parlando. Ma no, Non sa, ma è evidente, non sa nemmeno di cosa fatto. sta parlando. Ma è Infatti, evidente. Guarda come gli risponde. Guarda come gli risponde. Eh? Come gli risponde. alla UEFA per l'organizzazione generale. Guarda che è incredibile due, quello che stai cose. dicendo è incredibile. Ma come cioè, incredibile? È incredibile. Ma tu sai che vuol dire organizzare una roba del Vabbè, genere e tutta tanto la gente non la gente non capisce oh, Tu non capisci. No, ma veramente tu la gente, no, beh, la gente. Le certezze che sono assolute sulla base di che cosa? Hai letto il meccanismo dello Sperlega in tutto in fondo, sai quali sono i finanziatori, sai che stanno eh, sì. lavorando ma sullo non, streaming? ma non sto no, non, non so parlando di cose. Io sto parlando di numeri, mm. i numeri e gli algoritmi. I, Certo, i numeri non sbagliano. Ivan, ci sono delle cose che sono possibili in base ai numeri e delle cose che non sono spiegabili in base ai numeri. Il fatto sono... dell'aumento. Se non c'è una banda di coglioni se... quello che dai. ha detto te, Bas, ah, cioè se non c'è un controllo Bebas, La Lega più indebitata del mondo, se non c'è un controllo, appunto, se non ah, no, un controllo poi... sulle uscite, sul salary cap, su una visione generale. Il fatto che tu aumenti a dismisura gli introiti, per 10 squadre poi, non per tutte le altre, non cambia le cose. Vabbè, vabbè. Non cambia le cose. Beh, beh, tu, sai, tu sai tutto e siamo a posto. Ma non è che è tutto, ma è una cioè, questione logica. tu hai una fatto una due, due conti, logica. non li sanno nemmeno loro. È una le questione fai, lo sai logica, Ivan. È, logica. è una questione di logica. Di logica. Tu, allora, tu adesso fai la Superlega, quindi adesso ti fai tutti gli arbitri. Che fai adesso? Fai una scuola arbitri? Dove riprendi gli arbitri per dirigere il partito? Ma, le ma, no, ma, ma sono riprendi? Ma sono dettagli. Quali ma come dettagli? No, è vero, sono quale dettagli. organismo quello decide? Ma non ci sono parlare, quello degli arbitri Quale organismo decide? Aspetta, aspetta, cioè, aspetta. se c'è una disputa, quale organismo decide? Dio, buono, ragazzi, ma eh, ma questa è la base, tu, tu, tu parli vecchio, Fabio, stai parlando vecchio sulla base di co cose che sono adesso che stanno tramontando tu ragioni in te su quelle basi che no, sulle cose che hai condividi di organizzazioni internazionali, eh, va bene, è molto sì, semplice va bene, va bene. si chiamano check and balances. Sì, sì, Quando sì, tu perfetto. in un qualsiasi organizzatore tu hai bisogno di check and balances anche di un'organizzazione privata, di un'organizzazione internazionale di questo tipo, servirà sempre qualcuno che fa il banco, cioè qualcuno che tiene in mano le regole del gioco è necessario perché le cose funzionino ma non c'è dubbio, quindi ci sarà un organismo che hanno perso la battaglia UEFA-FIFA vuoi capire o no è, che l'hanno persa? Corsa, è, sarà, si farà su questa cosa ma se Cepelin ha detto o con trattativa. noi o senza di noi cosa Ma, fa? ma, ma si toglie i pantaloni? è, è l'inizio di una trattativa sì, io sì, sì, ah, tra Ceperin in, e la A22 sì perfettamente tra le società Forti Va europee beh. e la UEFA sulla divisione degli introiti commerciali, questa è la battaglia. Benissimo. Tu, tu hai capito certo, tutto quello che capito. sta per succedere: perfetto. Sulla base di concetti vecchi, su equilibri vecchi, su dinamiche vecchie, sul pre-costituito. Bossa. È successa una cosa clamorosa che nemmeno loro si aspettavano. Loro pensavano di vero? avere soltanto uno spiraglio per poter intervenire, sarebbe stata la fine, perché lì cominciavano discorsi di carattere di, di giurisprudenza, dovevano fare altri ricorsi, altri appelli. Non è così. Io non ho bestemmiato. Io non ho bestemmiato. Fabio Capogreco, non ho bestemmiato e non bestemmerò mai. No, comunque. Beh, ecco, di tutto ci potete accusare. Esatto, anche esatto. Per scuriamo. favore, evitiamo di, di scrivere delle cose che non, fuori luogo Pest perché ha detto Dio buono. Perché ha detto Dio buono da buon bolognese? Dio buono, guarda, eh, queste, vabbè, allora, che cafone, che cafone. allora, a parte che nessuno mi toglie dalla testa che questi tre teatrini qua sono tutti teatrini fasulli perché poi dopo si stringono la mano, si abbracciano. Amo ah, fatto show, Ivan. Mo andiamo a San Bencafferino, dai. Cioè, quindi, vabbè, partiamo da questo presupposto. Seconda cosa. Eh, tutti sapevano che la sentenza sarebbe stata vinta, lo, lo sapevano tutti. Seconda cosa, il punto, il punto focale che secondo me dimenticano entrambi è che, ehm, come anche noi abbiamo detto in questi giorni, il punto non è se sarà questa Superlega fatta così della A22, il punto è che in futuro anche fra 10-15 anni potrà comunque succedere qualcosa, perché ci vuole tempo per organizzare queste robe, perché ti dicevo ha ragione che gli arbitri sono un dettaglio, perché sono quei dettagli che poi una volta che tu hai l'ok, okay, è uno dei problemi che devi andare a risolvere, punto, e, e lo fai, e lo fai come? Lo fai pagando anche gli arbitri, ovviamente. Poi, quello che dice Caressa, io sono d'accordo su un sacco di cose, cioè, perché sono d'accordo anche eh, con te su sta roba qua, Fabio, cioè, questa non è che la, deve essere la superlega del Real Madrid, no, deve essere una superlega di conti terzi. Certo. Perché, perché se qua in Italia, se qua in Italia ci, ci, ci sono le scimmie che dicono Marotta League, o oh, le scimmie sì. No, ho le scimmie eh. degli che per anni hanno scritto: eh, Gli arbitri sono della Juventus, che sono eh. altrettanto sì, peggiori. Cioè, io, io non vedo l'ora di sentire queste persone che cosa diranno la prima volta che ci sarà eventualmente un, un episodio a favore del Real Madrid, per esempio. Quindi, detto questo. Quella Super Lega lì magari non vedrà neanche la luce, magari davvero sta roba qua della A22 è servita solamente poi per fare ridiscutere la ridistribuzione di, dei diritti televisivi con i club più forti. Può essere, può essere. Ma la cosa che, secondo me, entrambi, Caressa e Zazzaroni non hanno capito è che comunque d'ora in avanti potrà arrivare chiunque. E dire io organizzo un torneo di calcio in Europa con le squadre europee e nessuno potrà dire niente. Poi bisognerà vedere se questo ente sarà in grado di tirarsi dietro le squadre, di fornirgli delle di fornirgli delle garanzie economiche vantaggiose, no, e, e anche qualcosa come appunto e il salari per, e cose di riguardo, questo genere. E anche Virmone, che era il discorso che facevo ieri ieri, ieri sera. Eh, ci vorrebbe di facciata, parlo di facciata, poi è chiaro che in concreto sono i soldi a spostare questo tipo di discorsi, ma di facciata se ci, se se ci fosse una motivazione nobile, ovvero eh, un cambiamento di regolamento, una sorta di, ehm, come posso dire, come posso definirla, eh, rivoluzione culturale in positivo, eccetera, e spacciarla questa cosa agli stakeholders noi appassionati noi quelli che stanno in Danimarca in Germania in Spagna eccetera in tutto il mondo a quel Fabio. punto a quel, certo, a quel punto puoi partire anche con i favori del, del, del pubblico della gente oggi ripeto ancora piacerà o meno ma la super lega è mediaticamente in Europa oserei dire nel mondo ma limitiamoci all'Europa è apprezzato solo dai tifosi di Real Madrid e di Juventus basta tutti il tifoso del Bayern il tifoso del Vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, sì, mi piace quindi. Dovrai in qualche progetto, modo portarti a questo, questo progetto, certo. Questo progetto, certo questo progetto, ma in futuro sì, potrebbero sì, essercene sì, sì, altri, assolutamente, assolutamente, assolutamente. E ti dico la verità, certo. e ti dico, e ti dico sì. la verità, e poi ti faccio ringraziare la sub. Eh, non è neanche un discorso del nel calcio non si guadagna. Innanzitutto, una stronzata perché non è vero che non si guadagna, cioè non si guadagna nel momento in cui tu eh, avevi le squadre gestite da gestite con i patrimoni personali dei vari proprietari, ma ad oggi eh, ad oggi non, il giochino non funziona più così, cioè ad oggi tu vai da un istituto di credito e gli proponi questo tipo di progetto, l'istituto di credito ti fa ti fa dei prestiti da soldi più soldi più soldi. E comunque i patrimoni di questi eventuali investitori verrebbero comunque ad aumentare. Quindi anche lì non è vero che non si fa soldi con il calcio. Perché se non si fanno i soldi con il calcio non ci sarebbero tutti questi investimenti dall'estero. Quindi anche quella roba lì che non si fanno soldi col calcio eh, forse possiamo dire che pochi club fanno utile. Questo sì, eh, sì. Ma, non è vero, ma non è vero che col calcio non si fanno i soldi, ragazzi. Non è vero. Il calcio fa girare tanti soldi perché la UEFA fa girare pure 5 troppi. miliardi di euro. Pure troppi. La UEFA fa girare 5 miliardi di euro in un anno. Oh, è una bella fetta di torta, eh? Cioè, ha voglia. A voglia se, adesso può arrivare chiunque a mangiare da quella torta lì. Eh. Fanno gola, fanno gola. Ma infatti, Ma secondo certo me, gola. Dice essa, ragazzi, ci sarà la trattativa e UEFA, che, come dice la, la, la sacrosanta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dice. Tu non puoi avere una posizione dominante di organizzatore, regolatore, venditore di diritti TV, sparti con quelli che ti fan, danno da mangiare, che sono i calciatori, i club, banalmente, <ride> che è anche la cosa normale. Grazie, Giabari Lui eh, invece ci dà un'altra grazie 20 mesi con Prime, però posso dire una cosa: 20 mesi con Prime. Io Giappari non l'ho mai letto, non l'ho mai letto È in incredibile. Giappari, siamo brave persone, non ti portiamo. Anzi, ti auguro un buon Natale. <ride> non mi è mai capito di leggere il signor Giappari in chat. Okay. O c'è un'altra, grazie Grazie. Zazzaroni Lazzarone scrive quattro mesi comprano, grazie mille. Natale Nogarato vede allegriani ha vinto il Frosinone per caso? No, ma ha perso. No, ha vinto la Juventus col gol che tanti allegriani o giornalisti allegriani, eccetera, 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 eh, fino a mezz'ora prima, perché io ho fatto ascoltare il pezzo, Virmone io ti ho fatto ascoltare il pezzo sulla Superlega Dopo il signor Zazzaroni chiama Ravanelli e dice: Ma sto Vlaovic è una merda o è un bidone? Perché continua così, eh? Eh? Continua così, ma io vi, faccio, vi ho fatto solamente ascoltare il pezzettino lì. Poi c'è il seguito che non vi faccio ascoltare perché non abbiamo il tempo. Quindi, sì, per voi, Allegriani, o per te, se lo sei o se non lo sei, meglio per te. Natale, io mi immagino mentre state lì a prendere il primo, il primo boccone di tortellino, lenticchio, quello che mangiate, ha segnato che Pippo Vlaovic, volevo lucaco che buono il tortellino, Lucao, Lucao. Mi dispiace, Natale, rovinato. Andate ad ubriacarvi a non pensare a Ducian, che verrà messa in quel posto. Due, tre occasioni, due gol. Uno annullato. Tre occasioni, due gol. Uno. Si sta muti in silenzio e si sta zitti, ecco perché quando poi l'evidenza vi porta a certe cose, si sta. Si, bisogna avere la decenza di stare zitti. Secondo me, va bene, va bene, va bene. Eh, ah, io, comunque, io, ti io ti voglio ricordare che c'è una parte di tifoseria che ad oggi chiama Del Piero il signorino. Quindi, sì. guarda, non cominciano oggi e purtroppo non finiranno oggi. Quindi, di che vogliamo parlare? dai? si attaccassero a questo grandissimo cazzo va bene, va bene, va bene ma alle persone normali noi auguriamo invece Buon Natale eh, oggi è il 23 presumibilmente ci sentiremo il 20 io credo o, o, addirittura potrei anche pensare da solo se ho tempo, se eh, ma è un grosso, se, eh, gro enorme se di fare qualcosa il 26 a sera il 26 a sera mm. eh, ma non è a quanti ore stiamo adesso? Allora, siamo con questa, con questa siamo arrivati a 71 e 71 e 30 praticamente. E ce la facciamo. Mancano, quindi, 8 ore, ore e mezzo Mancano 8 ore e mezzo sì, 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 ce la facciamo tranquillamente. C'è cioè, la partita con la Roma, sì, sì, sì eh. ce la facciamo tranquillamente. Quindi... Io, ti questo, io, io ti dico questo, io allora io domani parto, scendo giù dai miei, quindi no. non so, non so in quei giorni lì che cosa che cosa riuscirò a fare. Eh, però per l'ultima partita ci sono sicuramente e magari se riesco anche il 28 e il 29 ti faccio, ti faccio compagnia comunque dai. Non ti preoccupare, che in qualche modo le ore ormai il grosso l'abbiamo fatto in queste due settimane eh, e abbiamo, abbiamo risolto, il, ripeto, la, la parte principale delle ore da fare. Quindi, benissimo così. Io auguro a tutti voi di passare, a tutti veramente, a tutti voi, ai, vostri, ai nostri abbonati, ai nostri ascoltatori fedeli. Un, Meraviglioso Natale, veramente un grande, meraviglioso Natale. Eh, Permettete: vi vogliamo bene, vi ve lo dico, perché vi, vi teniamo, ci tenete compagnia tutti i giorni. Siamo le no, allegrani no. Sono, ma no, io la, la community LB, alle allegrali no. Poi, poi ci, pensa, ci pensa Zampini a fare gli auguri agli e eh, Io perché posso a tutti quanti. A voi, a voi, a quelli che sono in chat. Do gli auguri di buon Natale a Virmone, a tutta la sua famiglia, alla sua ragazza. Anche a te, eh, Fabio. Assolutamente. E niente, ci vediamo, ci vediamo il 26-27, ci vediamo. Il 26-27 ci vediamo. Eh, tra... Ecco, una cosa, gli allegriani, se ce li avete a pranzo, diteli di seguire LB. Dategli una carezza. Questa è la carezza di LB. Va bene? E poi gli troviamo noi le feste. Un grande bacio, un grande bacio. Ciao Virmone. Merry Christmas, ciao Fabio, ancora auguri a te e a tutti quanti. Ottimo, ottimo, ottimo. E noi ce ne andiamo con un coro. Buon Natale, Max. Ciao, Max Allegri. Massimiliano Allegri. Max Allegri.